Sono in mezzo a tutte le persone che camminano, ci sono due persone che si incontrano e da questo incontro nasce qualcosa. Nasce o che uno va a terra o l'altro va a terra, o vanno a terra tutti e due. Deve nascere come una scintilla, c'è sempre in uno scontro o un incontro dei corpi un vincitore e un vinto. Arriva, ti devasta fegato, pancreas, reni, si insinua nella milza, ti sbrana, strizza dall'ovaia alla divisa, il tachicardia, un polmone, che palato, mamma, combatti, strozza di mamma, non lasciarlo. Agnello scaldato che sei. Quando mi sono imbattuto nei libri di Amos Oz, li ho amati tantissimo tutti, e posso dire che sono innamorato dell'opera omnia di Amos Oz. In particolare lo stesso mare ha costituito una specie di sfida formale. E ho percepito una sorta di pensiero musicale dietro la sua costruzione formale, cosa che comunque mi ha perfettamente confermato, perché lui stesso, costruendo questo libro, aveva pensato a forme musicali. Non lontano dal mare, in via Amirim vive Albert Danon, 66 anni, commercialista. Qualche tempo fa, un cancro alle ovaie si è portato via sua moglie. L'opera riprende la struttura del romanzo ed è un'opera da un punto di vista musicale piena di straordinari rimandi interni. Uno di questi elementi è proprio all'inizio, quando abbiamo i primi violini che esprimono diciamo questa atmosfera d'inizio, che viene ripresa ogni atto e che è appunto composta da una scrittura molto scarna, molto essenziale. E questo è un elemento che troveremo spesso durante l'opera come elemento melodico, che troviamo anche nel tema che è il tema dell'usignolo, che troviamo proprio all'inizio e che caratterizza il canto di Nadia. La protagonista di quest'opera è una morta, una scomparsa, un'assenza che è più che mai presenza nell'opera, evidentemente nel romanzo, ed è la moglie di Albert. Quindi Nadia, proprio perché ha lasciato una grande presenza presso il marito, le altre figure femminili interagiscono attraverso Albert con Nadia. Pensa a tua madre. Lo supplicava il padre. Ma come si fa tanta indifferenza? Guardatevi e poi come se lei ti stesse parlando, durante la sua frase la guardi e rimani fermo ad ascoltarla. Dita diceva... Il plot sia del romanzo che del libretto nasce da un'assenza di questa madre e moglie amatissima e dall'assenza di un figlio, anche lui molto amato. Il figlio lascia a Batiam, che è appunto un sobborgo, lascia una ragazza, una giovane donna, Dita, che non ha la casa, che ha dei problemi economici perché scrive una sceneggiatura e le truffano dei soldi, per cui va a vivere con il futuro suocero. Il futuro suocero si innamora di questa donna. In Tibet Rico cerca di dormire, ma no,
ricorda sua madre. E sera, domani la mamma mi porterà a trovare Giacrava. Che paura, l'orologio potrebbe fermarsi e io non svegliarmi più. E se piove, e se non facciamo in tempo? Rico è tormentato, perseguitato dal ricordo della morte della madre. Compare o come sotto forma di email che vengono proiettate o sotto forma di voce registrata ma non deve diventare un ulteriore narratore, la voce registrata poi è trattata elettronicamente in modo da alterarla, da modificarla, fa diventare una specie di musica elettronica, anche se si mantiene l'intelligibilità del testo. Avete scritto mezzo forte, non fare me. Tutto pianissimo, tutto, tranne quando io lo chiedo espressamente, comunque non quando cantano i protagonisti. Già per voi donne l'orgasmo è più sentimentale, per noi è più fisico. La contemporaneità era il problema scenico di questo spettacolo, perché in un film, penso a Tarantino, in Kill Bill, lo schermo viene diviso, succedono diversi avvenimenti nello stesso momento. Un po' la stessa cosa è quella che io ho fatto qui. Tutti questi piani continuamente resi vivi dall'azione, naturalmente, dovevano essere presenti senza essere tutto il numero enorme che erano. Quindi c'è stata questa idea delle scale, praticamente le parti rosse, no? Fisse, che davano questa possibilità di salire e scendere, e questi piani variabili, alcuni mobili, alcuni fissi, alcuni che ci sono in un atto e non in un altro, quindi quella variabilità. L'erotismo diventa un po' la chiave di lettura di tutto questo testo. Miriam è la donna nella quale il figlio ricerca la madre. Facendo l'amore con lei, lui si affonda nel profondo del mare. Che la parola indicizzazione fosse così erotica non l'avevo mai notato. Ti va bene così, Federico? Sì, a me va bene, ma ce la fai, per me va bene. Sì. Qua, poi faccio. Alber, scusami. Sì. Okay. E poi ti viene la crisi. Bettin è una donna materna, un'espressione morbida, un cuscino di tutte le asperità di Albert. Quindi avremo una donna di 63 anni, una commercialista che legge i tarocchi e che quindi dimostra delle insicurezze, perché anche lei vedova, anche lei vede i morti e quindi anche lei ha l'illusione di una vita che può guardare al passato. Guardare al passato per ritrovare l'amore, per ritrovare questa affettività che in realtà poi, come tutti i personaggi di quest'opera, non ha. Alle 7 di sera al caffè Limor, l'orziato sulla quarantina, rosso, con pochi capelli, si siede accanto a Dita, la coscia che quasi sfiora la sua. L'appuntamento ha a che fare con il film che lui dovrebbe produrre. Dobby è il truffatore, è un sognatore, ecco. Si innamora
mi sembra molto bello, oltre che molto divertente, si innamora del personaggio di una sceneggiatura che lui identifica con colei che ha scritto la sceneggiatura. Come può avere capito la mia sceneggiatura con quel lavoro tra le mie gambe? Mi rizzarai davvero? Questo mio corpo mi pare, ora se il voglio però che sia chiara. Calamita per maschi non so se mi piace. Rita è vista come una specie di uccellino, come una specie di frullo d'aria, e in questo ha qualche legame tematico con Nadia, che non fa che evocare il canto di un usignolo. Cioè, l'opera è concepita dal punto di vista della struttura musicale come una grande struttura architettonica, concepita quella veramente a tavolino, in modo tale da creare pesi e contrappesi, alternanze, contrasti e ritorni ciclici per dar vita a quella che io intendo essere una forma musicale. 7-9, forte, cresci. Prova a rimettere da una parte il letto, come se tu, eccoci, mi basta, sì, ecco, fai finta di rimetterla a posto e tu fai una stessa cosa di quel tipo, per cui diventa una stessa azione. Per un poco io vedo due persone, una in Nepal e una invece a Batiam, che fanno la stessa azione, questo è interessante. C'è talmente tanta fluidità nel passare da una situazione all'altra che l'autore ha necessità sempre di rendere vivi sempre tutti, nello stesso momento quasi, no? Quasi come se il lettore non debba mai dimenticarsi del precedente, perché mentre sta parlando gli stanno raccontando di un altro. Le voci sono, come diciamo nella opera tradizionale italiana, delle scritture estremamente definite, per cui noi possiamo dire che Nadia è un soprano lirico pieno, del tipo che possiamo identificare in Verdi, mentre la diciamo coprotagonista Dita è un soprano leggero del tipo rossiniano. Mentre Miriam ha, per esempio, alla fine del secondo atto, al numero 219, un'orchestra molto ferma, e con elementi che sono tipici anche di Puccini, per esempio i clarinetti, il flauto. Iari, che ecco, è un tipo di riferimento che in qualche modo ci manda a Butterfly, con un canto estremamente sensuale, caldo, rubato. Iriam. Io
Che fra?